Buongiorno, leggiamo questa mattina da Matteo capitolo 5 versetti 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Dove brilla la nostra luce? Quando crediamo al Signore Gesù, Dio accende in noi una luce e ci chiede di farla risplendere attorno a noi. Dove brilla la nostra luce? Nella parabola di Matteo capitolo 5 versetto 15, la lampada splende per tutti quelli che sono in casa. Infatti la prima testimonianza del credente è nella propria famiglia. Quando una persona ha dato il cuore al Signore, è là che deve dimostrare prima che altrove il cambiamento avvenuto nella sua vita. Ma Luca capitolo 8 versetto 16 dice che la lampada splende affinché chi entra veda la luce. Se entrano in casa nostra degli ospiti o degli stranieri, si rendono conto che la nostra è una famiglia di credenti. Quando gli invitati di Babilonia andarono a far visita al re Ezechia, il profeta Isaia gli domandò: che cosa hanno visto nella tua casa? E il re raccontò di aver mostrato loro tutte le sue ricchezze, il suo arsenale, i suoi tesori. Ma quegli stranieri non avevano visto nella sua casa il riflesso della luce divina. Isaia capitolo 39. Le persone che entrano nelle nostre chiese vedono sempre brillare la luce della verità. Infine, Matteo capitolo 5 versetto 16 dice che la nostra luce deve risplendere davanti agli uomini. Testimonianza data non solo a parole, ma anche col comportamento. Prima Pietro capitolo 2 versetto 12. Da ogni casa e nell'interno di ogni famiglia cristiana e di ogni chiesa deve brillare la luce, perché una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Matteo capitolo 5 versetto 14. Che il Signore ci benedica.